Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Benvenuti alla nuova puntata, abbiamo ospite Mattia Toni, un cantautore. A questo punto la prima domanda, se dovessi descrivere e utilizzarti questa descrizione in una nuova canzone, come descriveresti Mattia? Allora, difficile domanda. Allora, che bella domanda che mi hai fatto. Sicuramente è un tipo solitario, ok? Che però cerca di esprimersi, e adesso parlo di me in terza persona, che figo. Cerca di esprimersi attraverso la musica. Io ho sempre vissuto in montagna, nell'Appennino Tosco Emiliano, e quindi sono forse ancora un po' più introverso rispetto magari gente di città che è abituata a feste, queste cose qua, sin da quando si è più piccoli. Tuttavia, nella musica ho trovato sempre questa mia vena che mi facesse magari esprimere un po' di più, però ormai sono arrivato ai miei 34 anni e finalmente sono riuscito a fare, diciamo, il mio primo disco. Come nasce questo disco e come nascono i singoli? Da cosa hai tratto ispirazione? Allora, ti dico, in realtà è 2-3 anni che ci sto lavorando a questo disco. Prima era nato in inglese perché ero partito con canzoni in inglese, però insomma sono italiano ed è secondo me giusto fare canzoni in italiano, anche perché non essendo madrelingua risulta sempre un po' cacofonico. L'idea dell'album non è nata subito, ok? Diciamo che ho iniziato con qualche singolo per poi dopo avere un'idea di fare un album. Dopo la terza o quarta canzone, dai, forse riusciamo a farlo. E sono tutte comunque esperienze personali, quelle legate all'album, esperienze di vita, relazioni lavorative. Per esempio, Come gli aeroplani, che è il singolo di uscita del brano, dice come fare a dirti che resto nel mezzo, ovvero fra due situazioni, un cambiamento di vita. Quindi sono tutte comunque canzoni che mi rappresentano molto. E nella realizzazione dei brani, in questo caso nascono prima le parole, nasce prima la musica oppure nascono insieme in questo caso? Dipende, non c'è un filo logico. Quando ti arriva, può arrivare come una frase, allora dopo ci costruisci sotto tutta la parte strumentale, oppure mi torna molto più facile effettivamente costruire prima una parte strumentale per poi adattare o il testo alla parte strumentale, quindi direi 80% parte strumentale per poi passare al testo. Nella realizzazione dei testi, tu hai detto appunto inglese e italiano. È più facile scrivere i testi in inglese o nel caso dell'italiano utilizzando più parole, perché a volte nell'inglese si è un po' più sintetici? L'inglese ti aiuta molto perché è molto più musicale. Tipo, I wash my car, anche quella è già più musicale che lavo la mia macchina. Però c'è il bello che l'italiano è una lingua meravigliosa, quindi per me è sì più difficile scrivere in italiano, ma dall'altro lato anche più semplice perché conosce molto più termini rispetto all'inglese. Quindi, insomma, lunga vita all'italiano per me. Qualche artista in cui ti sei ispirato oppure che nel tempo ti sei accorto che ti ha fatto anche crescere artisticamente? Ah, ci sono stati svariatissimi artisti e svariatissimi generi musicali. Dalla giovane età, partiamo dalla musica, diciamo, da classica discoteca fino a, comunque ai giorni nostri, parlando di autori italiani, mi piace molto, per esempio, Irama, ok, Mahmood,
autori che mi piacciono veramente molto, però diciamo un autore che sono riuscito a seguire per tanti anni anche in base all'età, che mi è piaciuto sempre molto, è stato Justin Bieber. Quello reputo un artista completo. E abbiamo visto appunto la copertina dell'album dove prende ci sei tu con il sole e con questo aeroplano, quindi probabilmente rappresenta un po' più in questo caso il disco è rappresentato più dall'ultima canzone che hai fatto sicuramente. Sì, questa è la copertina del singolo, sì, di Come gli aeroplani, esatto. Sì. E invece come nasce la copertina dell'album e da cosa è Allora, della. tratto l'ispirazione? Allora, ultima chiamata è perché, come ho detto, ormai ho 34 anni e non so per quanto andrà avanti questa passione, nel senso andrà avanti, però sempre magari più centellinata perché, come ben sai, il lavoro. Comunque la vita cambia crescendo, diventa sempre purtroppo più complessa. E la copertina volevo proprio che fosse me di spalle che guardo la mia ombra, ok, un face to face con chi sono io veramente, e questo microfono per terra per creare uno stile un po' drammatico, però con un filo di speranza, con scritto Ultima chiamata. Suonare dal vivo e portare poi i propri brani. Che sensazione si prova quando qui davanti c'è un pubblico che inizialmente, insomma, poi inizia a partecipare, a sentire quelle sue, quelle canzoni e ti rimanda quell'energia. Tu che sensazione provi in quel caso? Sinceramente è qualcosa di veramente, veramente straordinario perché ti senti partecipe di che hai creato qualcosa di veramente importante. Ti dico che non ho potuto farlo a livelli enormi, però nel mio piccolo ho avuto anche le mie soddisfazioni, quindi sono molto grato di questo, bellissimo. E invece, Manu, qui parli con la gente che scende, non è tu che hai cantato, scendi dal palco e comunque vada, le incontri. Ti hanno fatto oltre ai complimenti, ti hanno fatto altre domande che ti hanno comunque anche poi sorpreso ed emozionato perché in fondo hanno capito, hanno recepito, sono riuscito a capire bene ciò che emendavi e tu nel tuo piccolo hai sentito che. Ti ha dato quell'emozione in più? Alcuni che ti ringraziano, ti ringraziano per magari una canzone, una frase che hanno percepito, qualcosa che gli è arrivato comunque dal profondo, e ti ringraziano e ti dicono grazie che sei riuscito a, come si dice, hai scritto quasi per me questa cosa, come se la sentissero loro, capito? E questo secondo me è molto bello, che non era quello il fine, però essendo arrivata a un livello così profondo della persona, fa un sacco piacere. E se ci potessi salire su un palco con un artista, con chi saliresti per poter duettare? A me piace Annalisa, che ho potuto conoscere anche dal vivo, veramente una ragazza straordinaria. A questo punto, se avessimo, che cosa c'è di aneddoto particolare che ricordi nella realizzazione di questi brani? C'è un momento particolare, un momento divertente, un momento stressante, che poi alla fine ricordi di tutta questa realizzazione? Allora, ce ne sono stati tanti perché comunque, ti ho detto, è durata praticamente quasi 3 anni, avendolo autoprodotto tutto da solo, sia melodie, composizioni, testi, eccetera. E le parti più divertenti per me sono quelle quando giriamo i video, quelle sicuramente sono le più belle, dove si ride un sacco, dove io o cado, comunque anche in playback sbaglio le parole. Beh, sono comunque cose molto belle, ci divertiamo sempre un sacco. Nella realizzazione dell'ultimo video, da cosa si ispira, che come è stato realizzato, se avete cose particolari nella realizzazione, che cosa c'è di particolare? Allora, diciamo che è stato molto modificato da quello che avevo in testa, perché io avrei voluto farlo su un palazzo, su un grattacielo, visto che parla comunque di stare fra il cielo e la terra, quindi mi serviva un posto, diciamo, sopraelevato. Tuttavia, per permessi e quant'altro non me l'hanno mai dato per questioni di sicurezza, comunque, sai, non
nessuno ti conosce, sa chi sei, quindi anche gli amministratori condominiali di palazzi dicono no, 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 no. Ok. Quindi abbiamo girato il video in un hangar a Sassuolo dove anche, penso, Neck fece un suo videoclip. Quello lì è molto bello, quel piccolo aerovolo di Sassuolo. E basta, poi siamo andati abusivamente sopra un cinema a Modena, lì in un parcheggio, basta. Quali sono stati i consigli che ti hanno dato? Mentre lui è girato, sicuramente il regista ti ha richiamato, comunque ti ha detto di posizionare. Secondo te, nel vivere la registrazione del video è meno pesante o meno stressante rispetto alla realizzazione del brano, oppure alla fine è quasi uguale stare in sala? No, è molto meno stressante realizzare un video. Assolutamente. Sì, a me piace tantissimo, ma veramente tanto. Quindi non è un peso assolutamente. E il più è organizzarlo, quello sì. Ma il giorno delle riprese è tutto fantastico. E invece l'emozione che ha provato Manu qui la prima volta, il primo, perché parliamo di non tantissimi brani, ma il primo brano che hai inciso lo hai fatto ascoltare. Qual è stata la tua sensazione quando qui hai visto le facce di chi ascoltava quel brano, rapportato a che avevi ottenuto quel risultato finale? Allora, diciamo che il primo brano che ho registrato da solo è del 2015, è sempre un 50-50, soprattutto magari gli amici con cui speri di avere un feedback positivo, spesso non ce l'hai. Un sacco invece di feedback positivi da persone che magari neanche conosci sui social, e quindi ti fa sempre un sacco piacere. Però se devi contare veramente sulle persone che ti circondano quando realizzi qualcosa di tuo nuovo, insomma, non è sempre tutto rose e fiori. Bisogna sempre aspettarsi un po', non dico il peggio, però che non ci sia quella voglia, quell'entusiasmo che hai tu, perché a loro a volte la gente è un po' gelosa se fai qualcosa di nuovo, o invidiosa se fai qualcosa di nuovo, se provi a uscire un attimo da qualche schema. Invece con il nuovo album, diciamo che si è creata una piccola fan base, quindi diciamo che i feedback sono stati 90% positivi per quello che posso dire. E se avessimo dimenticato qualcosa nel raccontare questo lavoro, che cosa avremmo dimenticato secondo te? Lavoro del musicista, dici? Sì. Allora, secondo me è diventato tutto veramente molto serio riguardante arrivare a un determinato risultato, invece che magari godersi il processo per arrivare a concludere anche un brano. Adesso fai una canzone, deve essere su Spotify, su YouTube, devi fare video, devi fare tutto questo. Magari anche la gioia soltanto di suonare qualcosa, di comporre. Mi sembra un po' sempre dovuta al fatto che ci sia un seguito, anche magari, non so, monetario, ok? La semplicità della musica. Di questo disco ci sarà soltanto la forma digitale oppure anche una versione fisica? Sto cercando di fare una versione fisica, non tantissime copie, perché io sono uno che punta sempre molto al digitale, visto l'avanzare della tecnologia. Però qualche copia è già in programma. E l'ultima domanda viene spontanea. Il digitale e tutto il mercato che c'è dietro, oltre che in realtà non fanno guadagnare tanto i giovani artisti, però può essere un vantaggio in alcuni sensi o uno svantaggio in altri sensi per l'artista. Allora, sempre un 50-50 perché tu hai la possibilità di arrivare a chiunque tramite la musica digitale, perché se uno magari non comprava il tuo disco, non era in radio, era difficile farsi ascoltare prima, invece tramite il digitale puoi arrivare effettivamente a chiunque, okay, facendo un'azione diciamo di marketing anche di basso livello. Quindi sì, c'è questo fattore. Però c'è anche tantissima, tantissima concorrenza. Quindi devi essere veramente bravo
può aver fatto un brano veramente bello, oppure essere fortunato che veramente fra tutti questi brani tu venga ascoltato e piaciuto. Comunque, secondo me la costanza nel digitale che può portarti ad avere qualche risultato, piccolo o grande che sia. Però non c'è il rischio che un brano effettivamente anche fatto bene possa essere una durata così breve, cioè a rischio non si porta avere più un evergreen, cioè dischi che durano per Ma è 3, 4, normale. 5 mesi, ma durano 2, 3 settimane. Sì, assolutamente. Secondo me c'è un consumismo musicale grandissimo, cioè passi da un artista all'altro così, è incredibile. Cioè, c'è sempre voglia di qualcosa di nuovo, sempre cercare qualche artista. Infatti, se vedi ogni settimana c'è qualche artista nuovo sconosciuto che anche io dico, ma chi è? Però è così, cioè, c'è sempre bisogno di qualcosa di nuovo. Purtroppo, oppure bene, non lo so, cioè comunque è così. Allora, ponendoci, augurandoti tanto prima cosa che a questo punto ci sarà la promozione del disco, progetti futuri, oltre alla Allora, promozione. progetti futuri, ti giuro, non ne sto facendo. Il mio obiettivo era pubblicare il mio primo disco e adesso è stato appena pubblicato, a vedere co cosa fare di tutto ciò, ok? Visto che comunque ho avuto un feedback abbastanza positivo, adesso si pianifica qualcos'altro, però di certo non ho nulla. E a questo punto ci facciamo i saluti finali. Va bene, io ti ringrazio, è stato veramente un piacere, e grazie della chiacchierata. Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Mamma, mamma, mamma.